nella tradizione della città comunque. E i baresi sono molto affezionati sia al santo sia alla festa, per questo tutta questa gente. Mi piacerebbe molto vederla. Troppa gente, troppa che ci teniamo, troppa gente. Protettore. San Nicola è protettore. E quindi lui porta bene per noi. Ci porta bene di tanto. Comunque adesso incomincia la festa, che è la più bella che esiste per tutto il periodo. È una grande festa. Adesso, domani mattina, ci sta la Regione grandissima, festa. L'aspettiamo anche da fuori, vengono anche pellegrini dalla Russia, perché comunque è un santo di culto ortodosso anche. Io sono sicuramente il personaggio più anziano del corteo, anche se non sembra. Con quest'anno sono 54 anni che faccio il corteo storico. Ho fatto tutte le parti, dal bambino fino a San Nicola, le ho fatte tutte le parti. Probabilmente questo è l'ultimo anno che lascio, è l'ultimo corteo. Io rappresento sul carro il miracolo dei tre generali. I tre generali che vengono condannati alla decapitazione. E in questo caso io vado in sogno al re Costantino e dico che se vengono decapitati questi generali io ne faccio venire una carestia totale, al che lui, avendo paura di questa carestia, allora ordina ai suoi soldati di far sì che non vengano più decapitati. Perché nel momento in cui c'è la decapitazione io fermo la mano del boia e quindi questo non avviene più e salvo i tre generali. Nu știu dacă orașul frământa la fel când intraseră în port corăbile care aduceau moaștele Sfântului Nicolae al Mirelor Lichiei. Era ziua consacrării papei Victor al III-lea. Era 9 mai 1087. Și era ziua în care noul papă făcea apel la cetățenii orașelor Pisa, Genova și Amalfi pentru organizarea unei cruciade împotriva zarazilor care amenințau Italia în sud. Dar la Bari ajungea San Nicola. Si sente più capace di accogliere i nostri fratelli da ogni luogo della terra ed è consapevole della responsabilità che noi abbiamo nel custodire le ossa di San Nicola, che non sono nostre, ma sono di tutti i cristiani, di tutti i credenti e soprattutto di tutti i pellegrini di San Nicola. Marea de oameni se varsă în catedrală. Începe decantarea emoțiilor, un alt prag de trăire, mai înalt, mai aproape de sfințenia Sfântului Nicolae, milostivul, adică iubitorul de oameni, așa cum l-a iubit Iisus, nedespărțiți încă între Orient și Occident. Universalitatea sărăciei și a nevoii de iubire îi unește pe oameni, le aduce aminte că sunt asemeni și îi face să urmeze icoana Sfântului Nicolae ca pe un standard. San Nicola e un santo vescovo, un pastore della Chiesa, che professava la vera fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ed è stato un campione di carità verso i più poveri e i bisognosi. È un modello dell'Oriente e dell'Occidente e ancora oggi, proprio per la sua collocazione, ecco, il suo corpo ormai è a Bari da quasi 1000 anni, ecco, nella splendida basilica per lui dedicata e per lui costruita, la sua presenza qui a Bari è un segno di unità nella fede e di unità nella carità ed è un ponte tra Oriente e Occidente e questa è una missione per il presente e per il futuro di tutte le chiese che credono nel Signore nostro Gesù Cristo. San Nicola certamente mette tutta la sua potenza taumaturgica per ispirare i ministri delle chiese a camminare verso l'unità. Dio fa la sua parte, molto dipende da noi.
În Catedrala San Nicola de la Bari este momentul de vârf al zilei, colectarea mirului sau a Sfintei Mane, care iese din oasele Sfântului Nicolae. Este aspirată cu o pompiță și pusă într-o sticluță în formă de amforă. Este vindecătoare de boli. Oamenii, participanții direcți la liturghie, sărută cu sfințenie și cu nădejde de ajutor sticluța cu mană. După sărbătoare, o parte din Sfânta Mană va fi diluată cu apă și dată pelerinilor spre a putea fi băută. All'interno della basilica. Ecco qua, parte della melodia d'ora. E avanti. Sì, appena passo per te. Sfântul Nicolae este sfântul bisericii celei nedespărțite, una sfântă, sobornicească și apostolească. Deci este al tuturor celor care cred în Hristos. Nu este monopolul nostru, ci este sfântul bisericii celei nedespărțite, care a dat mărturie despre ortodoxia credinței la primul sinod ecumenic. În fiecare duminică după liturghie, românii se retrag cu icoana Sfântului la biserica lor. Părintele Mihai Driga are mare evlavie la Sfântul. 20 de ani au fost vecini. A slujit la 3 metri de raclă. Nici acum nu este departe. Capela sa se află peste drum, iar Sfântul Nicolae în inima sa.